viva Hulk, viva i fumetti e viva il buon cibo. Di nuovo nel mondo di foodmetti, cibo e fumetti, e viaggiamo qua al mio ristorante di Imbuto, a Lucca, con me, chef Cristiano Tomei. E viaggiamo e andiamo a trovare un personaggio, secondo me, straordinario. Questo supereroe mi rappresenta tanto. E poi questo supereroe si è un po' anche italianizzato, no? Nel modo di chiamarlo. Perché negli Stati Uniti è Hulk, e invece da me a Viareggio si dice Hulk. Questo uomo super forzuto, cioè questa persona che diventa, per la rabbia delle ingiustizie, delle cattiverie, diventa un uomo verde, che cambia completamente la sua natura. Bene, cosa ho fatto? Patate. Queste sono patate che sono state lessate e dopo sono state schiacciate, non frullate, nulla di tutto ciò. Sono state schiacciate e leggermente, cioè, setacciate con un setaccio a maglie abbastanza grandi. Poi mortadella di Bologna, anche questa setacciata e non frullata, perché se la mortadella di Bologna la frullate la uccidete, perché si scalda e perde il suo gusto. Il risultato è questo qua, è un impasto, ci si mette un pochino di farina per tenerlo insieme e va fatto riposare in frigorifero. Tutti gli impasti vanno fatti riposare, perché devono rimanere un pochino insieme e compattarsi. Ho preso della panna fresca d'affioramento e del parmigiano reggiano. In questo caso parmigiano reggiano, qui ho usato una bella stagionatura, qui siamo su 60 mesi, sempre un parmigiano di Malandrone, un caseificio che gioca molto sulle stagionature, quindi un sapore intensissimo. Ho fatto una fonduta, quindi all'incirca 4 parti di parmigiano e una parte e mezzo di panna, deve diventare molto densa, e ci si aggiunge una purea di rucola. La rucola leggermente sbollentata e passata al passaverdure, perché deve rimanere consistente. Il risultato è questo. Quando la fonduta tira, torna indietro e si compatta e me la metto da parte. Nell'impasto della mortadella ci metto un pochino di un ingrediente che a me piace tantissimo, una spezia meravigliosa, che è la noce moscata. La noce moscata gli dona profumo. Sapete che la noce moscata è velenosa, cioè ne va usata al giusto, non si muore di noce moscata. Ma a questo punto ci si bagna le mani leggermente. Si prende l'impasto della mortadella e le patate, quelle le dimensioni, io ho fatto una polpettona abbastanza importante, così, e poi si prende la fonduta e si lavora in questa maniera. E bisogna chiuderla dentro l'impasto della polpetta. Quindi il gioco qual è? Che all'esterno è il personaggio umano e dentro il cuore è Hulk. Ok, anche queste vanno fatte riposare in frigo. Io ce l'ho già pronte, sono qua, belle paffute. Olio a scaldare, io ho usato dell'olio di arachide, prendo un po' di farina e ci passo queste mega polpette. Sono le polpette di Hulk in fondo, quindi devono essere importanti. Manualità, mani, 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 mani.
Fate cuocere, mi raccomando, l'olio non deve essere altissimo perché altrimenti vi si bruciano e quindi cercate di essere sensibili. Come si riconosce un olio caldo? Vediamo chi lo sa. Cambia la densità dell'olio, quindi basta usare gli occhi, invece che i strani strumenti che ormai invadono tutte le cucine. Quindi voi mi direte, ma non ci metti nulla, salsa? No, perché la salsa sta dentro, è il cuore di Hulk, è la forza della rucola insieme al parmigiano. Parmigiano 60 mesi è un parmigiano importante di sapore. Quindi ora vediamo, si devono dorare. E queste sono una bella cena da condividere con gli amici. Il tempo che arrivano a cottura e poi ce le mangiamo. Ci siamo, qui il vulcano dove Hulk si è trasformato è pronto. Che belle, morbide, mamma mia! Morbide e croccanti, una roba meravigliosa. Allora, appoggio qua e poi a questo punto non mi rimane che impiattare la polpetta. Ecco qua. La polpetta, insomma, la mega polpetta. Vediamo un po', tanto una. No, guardate lì, che meraviglia. Quindi, fuori l'essere umano e dentro il supereroe che ci difenderà dai soprusi, ma soprattutto ci farà godere a bestia, come si dice dalle nostre parti. Viva Hulk! Viva i fumetti e viva il buon cibo! Godete sempre!